introduce meccanismi di volontariato, ma mette anche un gradualismo, perché ci sono organizzazioni che vanno comunque ristrutturate, non è solo un problema di personale. È giusto abolirlo, sarebbe un errore abolire i partiti e la democrazia. Non vorrei un'Italia in cui, non lo so, chi comanda, un figlio del generale Videla. Dobbiamo difendere un sistema democratico rappresentativo. Mi pare che la misura proposta dal governo sopprima il finanziamento, ma lo faccia con modalità accettabili.